Enrico Morriconi è il neo garante regionale degli animali. Innanzitutto, qual è il compito specifico di questa figura? I compiti sono amplissimi. Il titolo dice garante per i diritti degli animali, quindi teoricamente è operare per la difesa dei diritti animali a livello istituzionale, quindi da un lato verificando che cosa raccogliendo e verificando cosa succede a livello istituzionale, no? Cioè le conseguenze per le leggi e per le azioni degli enti, provincia, regione, enti locali nei confronti degli animali, ha anche un ruolo di promuovere leggi, iniziative sempre nella direzione di tutela dei diritti degli animali e anche di raccogliere le segnalazioni che eventualmente giungono da enti, associazioni, cittadini su casi che riguardano la violazione dei diritti degli animali. Ecco, abbiamo parlato di tutela e diritti degli animali. Cosa si intende per diritto dell'animale? Il diritto dell'animale è un po' un concetto un po' ambizioso per essere messo in una legge regionale, ancorché sia stata promulgata anche quando ero consigliere regionale, perché i diritti degli animali teoricamente e anche praticamente è il concetto che discende dalle teorie filosofiche elaborate da Tom Regan e Peter Singer, che in sintesi significa che l'animale è un essere senziente ed ha diritto alla tutela dei diritti fondamentali, che sarebbero il diritto alla vita e alla non sofferenza. Perché dico che è un po' ambiziosa? Perché nell'ordinamento nazionale, europeo e mondiale il diritto alla vita non è garantito per gli animali, il diritto alla vita è garantito solo per gli animali cosiddetti d'affezione, i cani e i gatti, quelli che vivono nelle nostre famiglie, mentre per tutti gli altri animali che sono oggetto di utilizzo economico è chiaro che non c'è la tutela dei diritti degli animali, perché altrimenti non ci sarebbero i macelli, la sperimentazione e quant'altro. Mondo animale visto da questo punto di vista, etica animale e etica umana, dove inizia un ambito e dove finisce l'altro? E questo è di nuovo un argomento oggetto della bioetica veterinaria, nel senso che la bioetica umana pone di base come imprescindibili il diritto alla vita degli esseri. Infatti sappiamo che la discussione a livello di bioetica umana è proprio su quelle pratiche che vanno a condizionare il diritto alla vita, quali possono essere l'aborto, la morte provocata, eccetera. Invece per gli animali in questo momento la bioetica non si è ancora espressa, o meglio si è espressa ma non può essere non è recepita a livello istituzionale, perché come ho detto prima il diritto alla vita agli animali non è garantito. Allora la bioetica applicata agli animali non è una vera bioetica, ma è semplicemente la tutela del diritto degli animali a non soffrire, o meglio ancora, visto che in Italia abbiamo una legge che regola il maltrattamento degli animali, diciamo che l'obiettivo in questo momento, augurandosi poi che nel futuro l'obiettivo sia più ampio e maggiorato, in questo momento l'obiettivo è quello di far sì che non esista più il maltrattamento degli animali. E da poco che lei si è insediato, quali le problematiche in Piemonte riguardo l'argomento garante degli animali più calde sul suo tavolo? Ma se dovessi dire, in questo momento non mi sono ancora arrivate delle pratiche sul tavolo, però quelle che le conoscenze da anni mi occupo della tutela degli animali, e a livello regionale abbiamo problemi scottanti che possono essere quelli del Palio di Asti, sono tutti problemi che condividiamo con altre regioni. Quello del Palio di Asti lo condividiamo con la Toscana. Abbiamo il grosso problema della gestione della caccia, abbiamo una legge che è in itinere
e sappiamo che è un argomento molto molto caldo, e poi abbiamo argomenti che possono riguardare la gestione dei cosiddetti sinantropi o animali non convenzionali, che possono essere, quali possono essere topi, colombi, e infine abbiamo anche talvolta i problemi legati alla gestione di certi comuni per quanto riguarda il rispetto della legge 281 sul trattamento dei cani cosiddetti vaganti. E diciamo che un altro problema, che anche questo però è generalizzato in tutta Italia, è il problema dell'arrivo nelle regioni del nord di cani da adottare, che provengono dalle regioni del sud. Su questo lo Stato ha cercato di emanare delle leggi che però sono regolarmente bypassate, in quanto i cani da canile a canile non si possono spostare, ma la legge viene bypassata perché si sposta dal canile a una persona che poi li sposta nel nord, e questo è un vero e proprio traffico, perché le persone che adottano questi cani lo fanno con intenti più che volenterosi, più che benevoli, nel senso di dare una casa a un cane, però sono parte di un meccanismo che inizia con il trasporto del cane, e questo trasporto del cane sovente è oggetto di un mercimonio, di un passaggio di soldi. Quindi ci sono delle vere e proprie organizzazioni che si dedicano a questo trasporto di cani, e però non dobbiamo dimenticare che questo sistema noi salviamo il cane in Piemonte, ma facciamo sì che nelle regioni che ci mandano i cani continuino a non risolvere il problema dei cani vaganti, continuino a far partorire i cani, che poi tanto c'è la sistemazione di mandarli al nord. Senta, come agite in caso di violazione dei diritti su un animale, ad esempio su un cane o un gatto? Allora, ricevuta la segnalazione, nell'ambito delle funzioni, del ruolo che mi è stato affidato, per quello che posso verifico la fondatezza della segnalazione, e poi trasmetto la segnalazione agli organi competenti per il sanzionamento, oppure il rilievo del reato penale, che il maltrattamento è un reato penale. Sempre nell'ambito del mio ruolo ho l'incarico di costituirmi parte civile nei procedimenti nei quali sia interessato un caso di maltrattamento animale. Un ultimo argomento riguarda un aspetto del rapporto tra l'uomo e l'animale, in particolar modo l'animale d'affezione, soprattutto l'animale d'affezione, quando cioè l'animale assume, ad esempio nel contesto familiare o nel contesto interpersonale tra la persona e l'animale, una sembianza quasi umana, quasi non siamo più davanti a un animale, ma per sentimento dell'uomo l'animale diventa pari all'uomo. Secondo lei è giusto o è un'esagerazione? Allora, su questo argomento il giudizio è un giudizio che deve essere molto, se vogliamo, ponderato, perché allora da un lato si sa che il rapporto con l'animale, soprattutto con l'animale di famiglia, è un rapporto basato molto sull'empatia, e quindi questo dipende poi dall'individuo essere più o meno empatico, essere più o meno aperto o legato nel considerare l'animale esattamente come un essere umano. Per quanto mi riguarda, io sono negli ultimi anni, molti anni, ho sviluppato studi sull'etologia dell'animale. È chiaro che l'etologia di un cane e di un gatto è tale che non
non lo porta a vivere esattamente come viviamo noi umani, nel senso che gli animali di famiglia pagano sempre un prezzo, sicuramente è un prezzo che possono pagare facilmente, perché è meglio che non diciamo certe ristrettezze e certe difficoltà che possono trovare nella vita fuori casa, però questo dato di fatto fa sì che sovente i cani e i gatti di famiglia abbiano delle forme di stress che indicano un mancato adattamento dell'animale alla loro nuova situazione. Bisogna anche dire però che appunto l'etologia del cane, per essere rispettata, imporrebbe dei ruoli, richiederebbe delle strutture che chiaramente non possono essere realizzate che solo in un condominio. Il cane e il gatto che vivono in un condominio devono fare dei sacrifici, e sovente le persone non si rendono conto che chiedono un sacrificio ai loro animali.